Il sistema portuale veneto pesa per 21 miliardi di euro, di cui 11,7 di produzione diretta, 7 miliardi di produzione indiretta e 2,3 di indotto. Misurando anche l'indotto, l'impatto occupazionale totale è quantificabile in 92.284 posti di lavoro. Il dato emerge dallo studio congiunto realizzato dall'autorità portuale dell'Alto Adriatico e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, presentato a Marghera. Nello specifico, Venezia è il primo punto di partenza arrivo croceristico nazionale. Con 1,56 milioni di passeggeri movimentati, possiede le quattro caratteristiche per essere il porto del futuro, ma non viene messa nelle condizioni di dimostrarlo. Viviamo in un momento storico dove tutto sta convergendo per far sì che il porto di Venezia e il sistema portuale veneto possa essere sempre di più grande centro di innovazione e di sviluppo di occupazione per tutto il nostro territorio, addirittura sconfinando verso la Lombardia, il Friuli, il Trentino e l'Emilia Romagna. Però è chiaro che poi bisogna mettere le potenzialità nelle condizioni di essere espresse, e quindi significa che le autorizzazioni quando servono devono essere fatte, che la macchina burocratica deve funzionare, che i vari livelli dello Stato si parlino senza ideologie ma con posizioni pragmatiche, perché stiamo oggettivamente, lateralmente discutendo del futuro o meno del nostro territorio. Dobbiamo avere una comparazione dei dati per fare una politica nazionale, perché ai nostri ministri, al nostro governo, se andiamo con una proposta nazionale non possono esimersi dal valutarla. L'unione fa la forza e permette dunque di avere migliori risultati. I dati rivelati dallo studio dicono anche un'altra cosa. Dicono che senza il porto di Venezia di Chioggia l'intero sistema economico, produttivo e manufatturiero del nord-est sarebbe più povero, che l'intero sistema economico nazionale sarebbe più povero, e appunto contando il livello di valore della produzione e dell'indotto sarebbe più povero di circa 21 miliardi di euro in meno all'anno. Io non credo che si possa essere felici o di gioire se un porto come questo va in difficoltà rispetto agli altri porti. Come ricordavo, io voglio vedere floridi, funzionanti e sviluppati tutti i 16 sistemi portuali italiani, a partire da quello che ho l'onore di presiedere. Lo studio, effettuato con un metodo innovativo, ha permesso anche di notare come il porto di Chioggia nel settore della pesca primeggi. Il porto di Chioggia è il primo porto peschereccio d'Italia. Anche questa, una medaglia al valore della produzione, al valore della competenza, al valore della conoscenza dei nostri lavoratori, dei nostri pescatori, che poco si conosce, addirittura magari si rischia di compromettere. Questi sono numeri importanti, queste sono opportunità importanti, sono già realtà esistenti, cerchiamo quando possibile di svilupparle e soprattutto di non comprometterle mai.